Non vediamo ormai l'Orco Verde in sala da 14 anni. L'ultimo film di Shrek, Shrek e Vissero Felici e Contenti, risale al 2010. Però è da qualche anno che si vocifera un quinto film in arrivo. Ne ho parlato anch'io un paio di volte qui su questo canale. Sia quasi 5 anni fa con il video del format Si farà, ma anche l'anno scorso in questo periodo, con un possibile nuovo look per questo personaggio. Look che fortunatamente poi è stato smentito. Però perché sto facendo questo video oggi? Beh, ci sono delle novità alquanto succose. Sembra finalmente che Shrek 5 sia pronto ad approdare nelle nostre paludi. Manca davvero solo l'ufficialità da parte di Universal e DreamWorks. Prima di iniziare, come sempre, vi invito a lasciare un like al video e iscrivervi se non siete ancora iscritti, magari attivate anche la campanella per non perdere i prossimi video in uscita, e vi ricordo che in descrizione ci sono tutti i link dei miei social, tra cui Instagram, TikTok, Letterboxd e X. C'è anche il link di Pumpling, il sito di t-shirt e articoli nerd dove trovate tantissimi design per magliette, calze, poster, zaini, tazze, chi più ne ha più ne metta, davvero tantissima roba, tutta scontata per l'estate. E mi raccomando, se al momento del pagamento inserirete il codice ILPENSIERO4, avrete la possibilità di scegliere un paio di calze, inserirle nel carrello e saranno un totale regalo del sito e del mio codice. E ovviamente supporterete il mio lavoro e per questo vi ringrazio. Quasi 2 anni fa, in sala è arrivato un altro sguardo all'universo di Shrek, con Il gatto con gli stivali 2, L'ultimo desiderio. Film che all'inizio non mi diceva nulla dai trailer, ma dopo averlo visto posso confermare che è davvero pazzesco, in tutto. Partendo anche solo, non lo so, dall'animazione, infatti spero in un possibile Shrek 5 con questo stesso stile. Ma quel film ha veramente di tutto. Tra l'altro per ora, se non state guardando questo video troppo tardi, si trova anche su Netflix, quindi se non l'avete ancora visto, recuperatelo. In ogni caso, mi spiace, ma piccolo spoiler sul finale di quel film. Sul finale vediamo il gatto con gli stivali e i suoi compagni alle prese con un viaggio, verso Far Far Away. Ovvero molto molto lontano. E il gatto rivela anche che sta andando a trovare dei vecchi amici. Anche questa è stata una delle scintille che ha fatto scoppiare nei fan la voglia di vedere un quinto Shrek, che si vociferava già prima, appunto, dell'uscita del gatto con gli stivali 2. Proprio come succede per la Pixar, ultimamente la DreamWorks non se la sta passando bene con le nuove IP. Forse, se non sbaglio, tra gli ultimi film con delle storie nuove, passatemi il termine, l'unico ad essere andato vagamente bene è Troppo Cattivi, tanto che anche questo è già diventato un franchise, con una conferma di un sequel e diverse serie. Poi è arrivato il nuovo sequel di Trolls e quest'anno è anche arrivato Kung Fu Panda 4, dopo anni di attesa. Non dico che siano andati proprio benissimo come sta succedendo al momento per Inside Out 2 con la Pixar, però sicuramente sono andati molto meglio del mega flop di Ruby Gilman, La ragazza con i tentacoli, che con un budget di 70 milioni in tutto il mondo ne ha guadagnati solamente 46, andando quindi in perdita. Tutto questo per dirvi ancora una volta che anche DreamWorks, proprio come Pixar e Disney in questo momento, hanno bisogno di ritrovarsi con le vecchie saghe, sfornare sequel su sequel. E quindi un nuovo capitolo di Shrek, che è una delle saghe animate più famose in assoluto, è più probabile che mai, soprattutto in questo periodo. Ma adesso arriviamo effettivamente ai fatti, perché non arriverà solo Shrek 5. Intervistato da Collider, Eddie Murphy, ovvero la voce originale di Ciuchino, Donkey, ha rivelato che sta già registrando le sue parti per il suo personaggio in Shrek 5. E non è neanche la prima volta che Eddie Murphy parla di questo film bruciando un po' le tappe a Universal. Ricordo che ne aveva già parlato persino l'anno scorso. In più, sempre nel 2023, era stata per errore in teoria rivelata la data d'uscita di questo film, perché proprio un dipendente Universal aveva aggiornato il profilo LinkedIn con la data di Shrek 5. In più, Chris Meledandri, ovvero il CEO di Illumination, la casa di produzione di Cattivissimo Me, Pets, Sing e roba varia, che da qualche anno si occupa anche della DreamWorks, aveva rivelato che stava cercando di raggruppare l'intero cast vocale della saga animata. Mike Myers per Shrek, Cameron Diaz per Fiona, Eddie Murphy per Ciuchino appunto e Antonio Banderas per Il gatto con gli stivali. Ecco, a quanto pare sembra che ci sia riuscito. Tornando all'intervista di Eddie Murphy, ha detto che il suo personaggio sta già registrando le sue parti per Shrek 5, questo vuol dire che il film non dovrebbe nemmeno poi tardare ad arrivare così tanto. E infatti Eddie Murphy dice che il film potrebbe arrivare direttamente nel 2025, il prossimo anno, che sarebbe tra l'altro la stessa data, lo stesso anno, pubblicato erroneamente dal dipendente Universal sul profilo LinkedIn. Sì, effettivamente Eddie Murphy potrebbe aver semplicemente letto questa cosa e averla riportata durante l'intervista, quindi magari non sa con certezza la data d'uscita,
ma il fatto che ci stia già lavorando vuol dire pur qualcosa. Tutto molto bello e interessante, sicuramente, io vorrei un casino vedere Shrek 5. Però, e ne parliamo anche dopo, quando sono gli attori a parlare di una certa cosa senza un'ufficialità al 100%, io cercherei sempre di mettermi leggermente a riparo. Intanto perché non è detto che un attore sappia benissimo come funzionano queste cose. O magari potrebbe non capire la situazione, non perché Eddie Murphy o un attore in generale sia stupido, ma solo perché sono delle dichiarazioni un po' forti fatte da un attore che presta la voce a un personaggio. E sono due le cose, o Universal DreamWorks hanno fatto apposta a far trapelare queste informazioni da parte di Eddie Murphy, cercando di fomentare il pubblico già con queste piccole indescrizioni come se fossero delle rivelazioni da amici, oppure non so per quale motivo Eddie Murphy è impazzito e ha deciso di spoilerare i lavori e la produzione di Universal. Perché appunto non è neanche la prima volta che parla di Shrek 5, mi ricordo, ripeto, che l'anno scorso ne ha già parlato, e forse anche prima. Il mio consiglio è sempre quello di aspettare l'ufficialità da parte delle case di produzione, anche se appunto dopo tutto quello che è stato detto in questi anni è abbastanza ufficioso uno Shrek 5. Manca solo veramente quella piccola frase da parte di Universal e DreamWorks: Shrek 5 in uscita nel 2025, quando vogliono loro. Solamente quello, perché tanto da quel che sembra i lavori sono già a buon punto. Ma non finisce qui, ragazzi, Eddie Murphy non si limita semplicemente a parlare di Shrek 5 in arrivo secondo lui il prossimo anno. Perché non rivelare completamente i piani di produzione e distribuzione della Universal? Infatti l'attore ha confermato, e poi staremo anche a vedere, ne parleremo fra pochissimo, un film spin-off su Ciuchino. Donkey! Usasse un titolo diverso per una serie, un film o un prodotto in generale per non far spoilerare gli stessi attori e addetti ai lavori, cosa che, appunto, lo stesso Eddie Murphy sta facendo da anni. Non lo so, a questo punto io vorrei vivamente che fosse o solo Shrek 5 o, se proprio vogliono fare questo Ciuchino, ok, anche uno Shrek 5, sperando sempre che sia di qualità come l'ultimo Il gatto con gli stivali. Me lo auguro. Aspettiamo quindi notizie ufficiali da chi di dovere, intanto io vi terrò aggiornati su Instagram, quindi andate a seguirmi anche lì, il link è nella descrizione, assieme ai link importanti degli altri social e il link di Pampling, il sito di t-shirt e articoli nerd dove con il codice ILPENSIERO4 avrete un paio di calze gratis a scelta. Io vi ringrazio vivamente per essere rimasti fino alla fine e noi ci vedremo in un prossimo video, sempre su questo canale. Andri passa e chiude. Ciao!